Fiorello si è unito a quei personaggi del mondo dello spettacolo che hanno mosso alcune critiche al governo Meloni, ponendo l'attenzione, in particolare, al rave party di Modena. Secondo lo showman siciliano, questa sarebbe una sorta di strategia, messa in campo allo scopo di distogliere l'attenzione dai problemi reali del paese. Fiorello ha avuto da ridire su diverse mosse del nuovo governo. Anche l'attore Andrea Penacchi ha espresso la propria opinione in merito al rave party, scrivendo su Twitter, suggerimento per i toxi, che organizzano rave party, appendere bandiere di Salò, busti del Duce e fasci Littori, qua e là nel capannone, starete in una botte di ferro. In concomitanza con la frecciatina lanciata dall'attore e col commento di Fiorello, si sono pronunciati anche Fiorella Mannoia e Morgan. Quest'ultimo è stato contattato dal sottosegretario Vittorio Sgarbi che lo vorrebbe a capo di un dipartimento dedicato alla musica. In sostanza, alcuni VIP hanno criticato il fatto che si sia pensato, prima di intervenire per risolvere problemi considerati più spinosi, di incidere su un rave party, pur non disconoscendone l'illegalità e gli innegabili danni provocati al proprietario del capannone. Fiorello, inoltre, ha toccato anche un altro argomento, le strade in Sicilia. Fiorello tuona contro il governo Meloni, facciamo le strade della Sicilia. Fiorello ha parlato, senza mezzi termini, di un problema della sua terra, la Sicilia. Il popolare showman ha affermato, nel corso di una diretta su Instagram, prima di fare il ponte, facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Determinato a segnalare problemi rilevanti al nuovo governo, Fiorello ha ribadito, che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar. Tuttavia, è sulla vicenda del rave party di Modena che Fiorello ha dato il meglio di sé, dicendo, con tutti i problemi che abbiamo, elettricità, aumento di tutto, questa è la strategia dello spostare l'attenzione, i problemi sono altri. Come di consueto, Fiorello ha sfoderato anche la sua proverbiale ironia, sempre a proposito del rave party. Anche noi qui al baretto siamo passibili di denuncia, ha detto lo showman, criticando la severità del governo Meloni nel prevedere fino a 6 anni di reclusione, in caso di rave party. Se c'è una cosa da fermare sono le riunioni di condominio, ha scherzato, ancora, Fiorello che vedremo dal 5 dicembre su Rai 2 e dal 7 novembre su Rai Play. Leggi anche, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, un grave lutto, lo straziante annuncio ai fan.